Allora, salve a tutti, cari amici, sono sempre io, ricercatore Emiliano Babilonia. Abbiamo una ragazza della Toscana che ha subito degli abusi attraverso queste tecnologie di controllo e di spionaggio e è stata stalkerizzata da determinate situazioni che gli hanno creato ovviamente dei danni alla sua vita privata, alla sua vita lavorativa. E vuole praticamente dare un contributo per far capire alle altre vittime che ascolteranno questa intervista che cosa devono subire i target individuals, sia in Italia, in Europa e in tutte le parti del mondo. La ragazza è della Toscana e quindi vuole esprimere una sorta di intervista, una sorta di pensiero, una sorta di situazioni imbarazzanti che gli sono accadute, che lei prima mi ha scritto tramite il canale di Facebook, e quindi vuole dare anche lei una mano per aiutare le altre vittime del mondo. Darà dei suoi consigli e dirà tutto quello che praticamente subiva attraverso questi sistemi tecnologici, queste tecnologie di controllo e di manipolazione. Salve a tutti, volevo raccontarvi la mia esperienza perché per me è stata un'esperienza veramente forte che non potrò dimenticare. È durata diversi mesi, il controllo mentale vero e proprio, e c'è stata una preparazione di anni prima, dove sono stata stalkerizzata, dove sono stata seguita sia sui posti di lavoro che nella vita privata. Non ero più libera. Non avevo più persone disposte ad aiutarmi o a cercare di farmi capire la situazione, sono stata completamente isolata e dopo essere stata isolata ho iniziato a sentire queste voci nella testa. Ho provato a fare denuncia, ma non mi è stato possibile denunciare. Comunque non sapevo nemmeno bene come poter denunciare questa cosa perché l'argomento lo conoscevo non molto bene. E il tutto è iniziato con le prese elettriche di casa che fischiavano. Poi questi fischi ho iniziato ad averli nelle orecchie e quando uscivo di casa avevo delle voci nella testa che mi chiedevano di fare del male ai miei familiari, di fare del male alle persone che avevo vicino, mi incitavano a fare degli incidenti. Ho avuto anche degli input a livello sessuale. Mi chiedevano di toccarmi o di farmi cose. Le strategie che fanno a tutti, perché ti attaccano a livello psicologico e anche a livello sessuale. È un programma che è uguale per tutti, solo che alcune persone interagiscono o sono più sensibili a determinate frequenze e quindi corrispondono ai comandi che loro praticamente ci impartiscono. Infatti, molte vittime che hanno fatto l'intervista a testimonianza hanno detto proprio questa cosa, che venivano incitati attraverso le frequenze dell'eccitazione, attraverso le frequenze con ragionamenti e manipolazioni sessuali, proprio per istigarli a fare quello che loro volevano, cioè quello che loro volevano. Parliamo di manipolatori che operano attraverso queste tecnologie di controllo e manipolazione delle frequenze neurali e fisiologiche attraverso queste armi psicotroniche, e molte vittime purtroppo devono subire e devono tante volte eseguire determinati comandi, perché le amplificazioni a livello dell'eccitazione sessuale diventa talmente forte che la persona non sa più come gestire questa situazione. Esattamente, è esattamente la cosa che ho provato perché io avevo questi input e non riuscivo più a controllarli perché se, tra virgolette, non eseguivo quello che mi veniva chiesto, la frequenza diventava più forte, il fischio diventava più forte. Per mesi non ho più dormito nella mia camera perché veramente c'era un fischio proveniente dalle prese fortissimo che mi impediva di dormire. Quindi alla fine ho dovuto smettere anche di guardare la televisione per un lungo periodo. Gli attacchi che vengono effettuati vengono sincronizzati attraverso i tuoi ricordi, i tuoi pensieri, e chi opera con queste tecnologie sa perfettamente quello che ti piace e quello che non ti piace.
e loro sanno perfettamente quali sono i tuoi desideri sessuali e quali sono le tue emozioni, quindi sanno che se c'è un tipo di argomentazione, un tipo di immagine, un tipo di situazione, loro sanno che ti crea un input a livello di eccitazione. Loro lo fanno apposta questo perché poi cambiano il tuo stato di ragionamento e incominciano a immetterti frasi, immagini e situazioni che devono cambiare i tuoi desideri sessuali. Ti faccio un esempio. C'è una ragazza di Roma che ha fatto anche lei l'intervista. Lei, una persona davvero che poteva diventare una suora, entrava in chiesa, si metteva seduta, incominciavano a pregare e gli incominciavano a aumentare queste frequenze. Le frequenze diventavano talmente forti che lei si vergognava perché diceva: "Ma perché mi aumentano queste frequenze mentre sto in chiesa?" Lo facevano apposta, perché così gli creavano dei danni, la facevano vergognare, perché se una voce in testa ti dice: "Ah, ma che cosa stai facendo? Ti stai eccitando mentre stai in chiesa?" E loro lo fanno apposta questo giochetto per umiliare la vittima attraverso un attacco psicologico. Poi che cosa succede? Esattamente. No, ma Quello che ho. ti volevo dire solo un'altra cosa. Un'altra vittima che ha fatto anche lei l'intervista testimonianza che potete trovare su Angeli Custodi e Make Up Oltre Italia, lei stava proprio diventando suora e stava facendo addirittura il seminario per diventare suora. L'hanno fatta innamorare di un prete, un seminarista, e lei ha voluto praticamente dire alle suore che stavano all'interno del convento quello che stava accadendo. E quando lei si avvicinava a questo prete, che era molto più grande di lei, gli creavano proprio queste frequenze, eccitazione, desiderio sessuale. A un certo punto lei credeva che era Satana, che era qualche demone che gli creava questo, invece erano questi manipolatori che la stavano attaccando a queste frequenze, a queste armi. Quando lei è andata a dire alle suore quello che accadeva, le suore gli hanno detto: "Allora vallo a dire al prete, cioè al seminarista, e vedi che cosa ti dice." Insomma, fattela breve, l'hanno buttata fuori dal convento, che lei non era idonea per poter avere i voti da suora. Mi è capitata una cosa molto simile, se devo essere sincera. Ho provato dei sentimenti e questa cosa mi ha infastidito perché ho avuto proprio la percezione che questi sentimenti verso una persona molto più grande di me fossero forciati e mi fossero stati innestati nella testa. E quindi ho combattuto questi sentimenti, ho combattuto diverse cose durante il controllo mentale. Mi hanno azzerato completamente i pensieri, non ero più libera di pensare, non ero più libera di. Non mi sentivo più me. Pronto? Mi sente? Sì, ti stanno creando il blocco della memoria temporanea e ti dimentichi determinate parole e determinate frasi. Stai tranquilla che lo fanno a tutte le vittime del controllo mentale quando stanno per dire la verità su quello che subiscono. Vai avanti Ok, tranquillamente, non ti preoccupare, tanto è registrata questa grazie. intervista. Ti chiedo scusa se ogni tanto mi blocco, ma No, no. io ho dovuto poi seguire un percorso in psichiatria perché non avevo più la forza e la volontà di parlare veramente con altre persone in maniera fisica, perché questo periodo è stato un periodo dove sono stata completamente isolata dal resto del mondo, nessuno delle mie conoscenze mi ha più chiamata, mi ha più cercata. Lo fanno apposta, ti isolano, quell'effetto gas, ti abituano a una sorta di controllo e modifica comportamentale, in modo che te diventi totalmente un'altra persona. Io invece ti dico che se te ci vuoi venire a trovare a Roma, quando faremo la nuova conferenza Complotto di Stato, con noi puoi parlare con il gruppo, puoi parlare col gruppo dell'associazione, noi ti attendiamo a braccia aperte, senza pensare niente di te, di tutto quello che ci racconterai, perché già sai che anche noi abbiamo subito lo stesso identico trattamento. Quindi te l'hai subito adesso, non l'abbiamo subito 10 anni fa, 15 anni fa. Quindi è lo stesso identico programma per tutti. Quindi con noi puoi parlare liberamente. Ok, ne sarei lieta anche perché se potessi farlo di persona magari potrei spiegare meglio la situazione,
potendovi parlare di persone vere e proprie. No, l'intervista che stai facendo è molto importante e molto tecnica, quindi puoi continuare tranquillamente e anzi devi dire queste manipolazioni, questi attacchi e queste frequenze che loro ti mettevano, che tipo di danno ti creavano a livello lavorativo, a livello sentimentale, a livello affettivo con i familiari, perché le persone devono sapere che cosa noi subiamo tutti i giorni attraverso queste manipolazioni con queste tecnologie neuroniche, psicotroniche e biofotoniche. Prima mi hanno fatto perdere il lavoro perché mi facevano seguire in macchina, mi facevano colpi di tosse, io non ero più libera nemmeno di andare a fare la spesa, che sempre le persone iniziavano a tossire, a sfregarsi gli occhi, a sfregarsi il naso o a farmi quasi percepire. Io penso che fossi già sotto il controllo mentale, quindi facevo molta attenzione a come venivo guardata dalle altre persone, mi provocavano sbalzi di temperatura, mi facevano credere di avere delle malattie. Io passavo dall'aver freddo al sudare e questa cosa posso sentirla ancora adesso di tanto in tanto. Io non riuscivo a spiegarmi come fosse possibile, credevo di essere io a essere uscita di testa, ad avere delle voci nella testa, che fosse tutta una cosa mia, ma poi ho realizzato che non poteva essere così. I miei pensieri era come se venissero condivisi in maniera esponenziale. A un certo punto sono stata io personalmente a mettermi forse un blocco ai pensieri, perché mi sentivo spiata, mi sentivo sporca, mi ha creato un disagio. Quando mi sono ritrovata poi a relazionarmi con le altre persone, ero quasi abituata a parlare così tanto con le voci nella mia testa che non riuscivo più a parlare con le altre persone. Certo, perché loro ti abituano a ragionare con un sistema che molte volte risponde ai nostri ragionamenti o alle nostre frasi o ai nostri quesiti, però molte volte loro fanno questo giochetto indotto, mettono sempre le stesse frasi e mettono sempre le stesse identiche risposte. Perché se noi diciamo a queste persone o questa tecnologia, che giorno è oggi? Che ora è oggi? Loro non ci rispondono. Ma se invece noi guardiamo l'orologio, guardiamo il calendario e diciamo a queste persone che giorno è oggi, avviene praticamente una risposta, perché interagendo attraverso questi sistemi di controllo, loro devono rispondere in un determinato modo, interagire con noi in un determinato modo. Perché se io dico frasi tecniche o parole tecniche che posso conoscere solamente io e loro, i manipolatori che stanno dietro a queste tecnologie, non conoscono queste cose tecniche, quindi non sanno rispondere, non sanno mettere dei programmi adeguati o risposte adeguate o frasi adeguate a quello che noi vogliamo sentire di risposta. Quando ci attaccano con queste armi, loro ci devono buttare giù a livello psicologico, quindi creano la psicologia del terrore. Come lo fanno? Parolacce, insulti, ci buttano giù in ogni modo, ci fanno sentire sporchi. Ci sono delle persone che l'hanno indotte a fare determinati giochetti, come te stavi dicendo, creando delle frequenze talmente forti sul corpo, oppure gli fanno ricordare degli avvenimenti che gli sono accaduti. Fa conto mentre stavano col proprio ragazzo, mentre stavano col proprio marito. Poi, se una persona vuole avere un rapporto sessuale con un uomo, con una donna, con un travestito o con qualunque altro tipo di essere che praticamente sta sulla faccia della terra, loro non ci possono venire a dire: ah, ma te sei andato con quella, te sei andato con quello, te sei andato col travestito, te sei andato con quello o con la prostituta. Perché a loro non gliene deve fregare di meno di questo, delle cose che noi facciamo. Ci sono Esattamente, è una addirittura. violazione della privacy. È certo. Ci sono delle ragazze che addirittura dice: io sto, che ne so, in un pub, mi fanno venire il desiderio di avere rapporti sessuali con una donna, o agli uomini gli fanno avere il desiderio di avere rapporti sessuali con un uomo. E loro lo fanno apposta questi giochetti,
attraverso il controllo mentale. Così, se te poi vai a letto, ti faccio un esempio, con una donna, con un uomo, loro ti dicono: guarda che hai fatto, sei andato a letto con la donna, sei andato a letto con l'uomo, sei andato a letto col travestito. Loro te lo fanno apposta questo giochetto. Ci sono Ti persone, creano dei sensi di colpa. sì, e ci sono delle persone che sono anziane, cioè hanno 70 anni, che vengono attaccate con questi sistemi e gli creano dei desideri di andare a letto con dei ragazzetti giovani, ventenni, e dopo magari accade che magari sta in qualche locale e avviene questa cosa, il giorno dopo loro ti dicono: ma sei, potrebbe essere tuo figlio, sei una nonna, sei andata a letto con un ragazzino, te lo fanno apposta queste cose. Io, quando avevo 35 anni, mi frequentavo con una ragazza di 21, ma no che io la abusavo di lei, eravamo fidanzati normalmente, ci frequentavamo, uscivamo. Quando abbiamo Certo. avuto l'opportunità di stare insieme, io mi sentivo in testa che mi dovevo vergognare, che ero un pedofilo, che andava a letto con una ragazzina. Ho detto: scusate, ma questa non è una ragazzina, è una con la macchina sua, c'è la patente. E allora loro si sono bloccati e non hanno più detto niente. Ovviamente questo è creato proprio per eliminare, bloccare l'eccitazione mentre noi stiamo andando a fare l'amore, non sesso, l'amore col proprio partner. Allora loro lo fanno apposta e ci creano dei blocchi. Infatti ci sono alcune ragazze che purtroppo dice: io devo fingere di sentirmi, cioè di stare bene con il mio ragazzo, perché questi mi parano in testa e mi incominciano tutte cose sporche. Dice: alla fine mi sono abituata a questi giochetti, che faccio finta di niente quando sto con il mio ragazzo. Dice: però il mio ragazzo se ne accorge che c'è qualcosa che non quadra, perché ovviamente loro ti attaccano su questi punti deboli. Ovviamente poi ci sono persone che non gliene frega niente. Dice: ma che me frega che questi mi dicono queste cose? Dice: tanto a me non mi interessa niente di questa situazione che loro vogliono creare. Una cosa che non devi cascare, c'è un tranello che loro fanno, che ti fanno credere che loro fanno tutti i filmati pornografici e che poi li mettono in giro e che te vieni vista da tutti. Quella è un modo per buttare giù proprio totalmente una persona che sta col proprio ragazzo, con la propria ragazza, cioè lo fanno apposta questa cosa. Quindi loro non possono realmente fare dei filmati e mandarli in giro, perché sarebbe una prova schiacciante che loro operano con le tecnologie di spionaggio all'interno delle nostre abitazioni. Quindi non lo faranno mai, te lo potranno dire, te lo potranno far credere, ma in realtà loro non faranno mai divulgare cose particolari di noi. Ovviamente, se noi poi ci mettiamo a fare video su YouTube, ci sfogliamo e facciamo cose strane e gli altri li vedono, quello è un'altra cosa. Come ci sono alcune persone che praticamente sono andati all'ospedale, gli hanno fatto il TSO perché hanno detto cose troppo strane, e quelli li hanno rinchiusi all'interno dei reparti ospedalieri perché sono entrati in stato di delirio. E quindi per prevenzione gli hanno fatto questo trattamento psichiatrico. Beh, in effetti, ora che mi fa ricordare, le voci mi hanno parlato di alcuni video miei che sono stati ripresi dalla mia televisione di casa. E non Allora, solo, le televisioni quando. possono spiare, però devi stare attenta a una cosa: se sono smart TV con la possibilità di registrare audio attraverso dei microfoni, di avere delle telecamere interne, gli hacker governativi possono accedere alla tua televisione e agli altoparlanti, anche del PC, dello smartphone, del telefonino, o qualunque tipo di dispositivo che si può collegare alla rete, perché è proprio spionaggio tecnologico. L'unica cosa che devi fare: o stacchi internet, o stacchi la corrente elettrica dell'apparecchio, o metti qualcosa davanti alla telecamera, e hai risolto il problema. Ovviamente non è che tutti, mentre stanno nell'intimità, si mettono tutte le telecamere addosso o si riprendono da tutte le parti. Basta evitare posti dove ci sono telecamere o strumentazioni che possono riprendere l'atto mentre uno lo sta facendo, perché sennò ovviamente chi opera con questi sistemi potrebbe registrare dei filmati. Però c'è una cosa: che il filmato, se viene divulgato, ti hai diritto alla privacy. Quindi loro non divulgheranno mai questi filmati e non faranno mai vedere pubblicamente questi filmati, perché sanno che te potresti fare una controdenuncia e succedergli un casino, partirebbe Certo, un'indagine. sarebbe una violazione della privacy Certo. indecente. Poi sei una ragazza giovane, quindi non è che
c'hai 80 anni, insomma. Certo. Infatti, parlando con lei, in realtà, io ho preso delle medicine perché veramente ho avuto bisogno di andare in psichiatria per darmi un freno e riuscire a staccare la spina. E quindi ho dei ricordi sfocati, ma in effetti ricordo che un giorno sono uscita a mangiare fuori da sola e mentre ero seduta al tavolo sono dovuta scappare proprio dal ristorante perché le frequenze erano molto alte e mi dicevano che io ero di qualcuno e sentivo mia, 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 vai a casa e spogliati. E in effetti non sono più riuscita a sopportare la frequenza e sono scappata a casa. Sì, perché quello è un attacco con l'arma di energia diretta ad onda convogliata fortissima, ma ci sono molte vittime che, per esempio, vengono bloccate a livello sessuale per giorni interi attraverso delle frequenze anestetiche che bloccano proprio le frequenze dell'eccitazione, e poi loro che cosa fanno? Al momento opportuno eliminano queste frequenze sul tuo corpo e amplificano le frequenze dell'eccitazione, e una persona non sa che cosa fare in determinati luoghi. A me me l'hanno fatto sulla spiaggia, stavo con gli amici sulla spiaggia, amplificano determinate frequenze e sembra che cammini, che sei un maniaco, ma in realtà io sapevo perfettamente che erano loro che mi attaccavano con queste armi e con queste tecnologie. A parte che si sentono le frequenze quando sono modificate, amplificate attraverso questi dispositivi con armamento sia satellitare che da terra. Però tante persone non riescono a capire che in realtà sono queste frequenze e credono che è qualcuno che gli sta vicino con l'apparecchietto che gli spara le frequenze sul corpo. Questa tecnologia, parliamo di una tecnologia di centinaia di miliardi, che può essere utilizzata solo attraverso la copertura di uno stato deviato che opera attraverso servizi deviati, massonerie deviate e massonerie industriali che guadagnano miliardi collaudando ed attestando queste tecnologie sul nostro corpo. Cioè, non stiamo parlando che arriva la persona, va su social network, si compra la tecnologia, si mette l'applicazione e ce le spara addosso. Qui stiamo parlando di persone addestrate, medici, che fanno solo questo lavoro di manipolazione, controllo, attestazione delle frequenze e controllo mentale. Loro vogliono creare dei robot umani radio pilotati. Se incominciano a mettere le frequenze, che ne so, del mal di testa a 10 milioni di persone in Italia, 10 milioni di persone che cosa fanno? Vanno dai dottori, vanno in farmacia e acquistano farmaci. Se a te ti creano dei disturbi e vai all'ospedale, ti chiudono in una struttura psichiatrica. Loro guadagnano soldi con i farmaci, con le cure, con il tuo ricovero, i dottori che vengono da te, ma tante persone vanno dai dottori privati e quindi guadagnano soldi su soldi su soldi. Se noi pensiamo che la psichiatria in Italia ha un guadagno totale di quasi 400 miliardi tra le strutture ospedaliere, i farmaci, i ricoveri, le cure mediche, le assistenze sociali, le strutture che devono tenere queste persone all'interno di questi posti. C'è un giro dei miliardi, perché molte persone dicono: "Oddio, il vicino di casa, l'amico mio, quell'altro e quell'altro". Ma l'amico tuo come può utilizzare una tecnologia multimiliardaria che possono utilizzare solo determinate lobby di determinati reparti operativi speciali che sono sovraistituzionali? Se noi andiamo dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza, andiamo a portare le denunce, ve lo dico io di esperienza, quelli rimangono a bocca aperta, dicono: "Ma com'è possibile che ti attaccano Ma con in questi super psichiatria, elettrodi?" infatti, non ho mai parlato con nessun altro di queste voci fino adesso, ma ora è un paio di mesi che mi lasciano in pace e sono riuscita a riordinare le idee, mi sono resa conto che non era possibile che era soltanto una cosa mia di testa o che potessero essere in qualche modo i miei vicini. Quindi quando feci la denuncia, provai a denunciare la mafia. No, è la mafia militare, non la mafia civile. Questa è mafia militare, dei terroristi militari che operano con armi di distruzione di massa, che in realtà sono armi di distruzione neurali, perché distruggono le nostre frequenze del cervello e il nostro cervello attraverso questi attacchi, lavaggi del cervello continui, interrogatori continui.
su persone che ovviamente non fanno niente. Ma perché non lo fanno i criminali? Perché non lo fanno i terroristi? Perché non lo fanno ai veri mafiosi? Perché a loro non gli interessa farlo, perché quelli sono tutti alleati dello Stato deviato, perché li usano come manovalanza per i loro illeciti. Noi che ci risvegliamo da questo sistema, che incominciamo a diventare extrasensoriali e siamo più sensibili di altre persone, infatti, come hai detto prima, rilevavi le frequenze della corrente elettrica e attraverso la modulazione di frequenza della corrente elettrica loro emanano delle frequenze nel nostro cervello, ma non solo su di noi. Quelle frequenze vanno nei cervelli di tutti e di tutti nel territorio nazionale italiano, solo che chi si risveglia da questo stato ipnotico, narcoletico, di sonnambulismo, si accorge di queste frequenze nel cervello. E quello è il campanello d'allarme o i disturbi che ci creano durante la notte con la perdita del sonno, incubi che sembrano film a realtà virtuale. Loro esattamente. E le sensazioni che ci creano su questi film, che te apri gli occhi a un certo punto dici oddio, ma che cosa sta succedendo? Persone che non si riescono a svegliare, a muovere, oppure vedono immagini continue, cose che molte volte sembrano premonizioni, ma in realtà loro sanno le abitudini delle persone, perché la tecnologia è veramente molto avanzata, e quindi sanno che quel giorno, a quell'ora accadrà quell'avvenimento. Loro te lo fanno apposta questo, e ti dicono molte volte lì sta succedendo quello, lì sta succedendo quell'altro, oppure ti fanno vedere un qualcosa, sta accadendo adesso un bicchiere, dopo un minuto casca il bicchiere, te dici ma com'è possibile che loro me l'hanno detto prima che succede questa cosa, oppure prima che succeda questo avvenimento, perché loro possono anche creare i teatrini da strada, pilotano le persone intorno a noi per far succedere degli avvenimenti. Ti dico, guarda, faremo succedere questo, se non te lo dicono così ti fanno avere delle sensazioni in velocità molto elevata e poi te, come se vedi questa immagine che sta accadendo dopo qualche minuto, dopo qualche ora, dici, ma com'è possibile, scusa, loro mi hanno messo questa immagine e poi è accaduta questa scena? Perché loro sanno come interagire e come manipolare le persone che ci stanno intorno. Manipolano addirittura i nostri parenti, ci fanno attaccare, diventano aggressivi, violenti su di noi, se noi parliamo di una cosa o di un'altra. Ah, ma lascia stare queste cose, basta, vai dal dottore, fatti a far curare. Esattamente. Mia madre mi ha spinto a scappare di casa, io sono andata a Roma e a Roma ho vissuto una situazione straziante. Se venivi a Roma ci potevi contattare, almeno stavi col nostro gruppo. Ero veramente non in me. Ah, ho capito. Però adesso che lo sai, se vuoi venire a Roma per farti una passeggiata, faremo una nuova conferenza complotto di Stato, cioè mi farà molto piacere, insomma, conoscerti di persona, così possiamo pure parlare, possiamo pure interagire direttamente e puoi conoscere anche altre vittime che magari sono della tua regione. Così vi potete mettere anche in contatto per unirvi magari qualche volta e parlare, fare una cena, una passeggiata, una gita tutti quanti insieme, perché così possiamo parlare liberamente. Noi l'altra volta stavamo a cena, c'era una signora, si è seduta lì vicino a noi e ha cominciato a parlare. Dice, è la prima volta che io mi siedo a un tavolino e sto talmente bene che posso dire tutto quello che loro mi hanno fatto. Dice, perché so che la stessa cosa che hanno fatto a me l'hanno fatta anche a voi. E io ho detto, certo, puoi parlare liberamente. Durante la serata, io l'ho guardata e lei rideva, gli ho detto, sei felice questa sera? Hai visto come si sta bene con il nostro gruppo? Ha detto, ma io mi sono dimenticato di essere una vittima. Questa è una cosa bella che si deve sentire quando crei gruppi d'ascolto, d'aiuto, che stai tutti quanti insieme, ridi, scherzi, parli, ti cerchi di svagare. E lei mi ha detto proprio questa cosa, mi ero dimenticato di essere una vittima, di essere attaccata e torturata, perché scherzavamo con dei gong, dei tamburelli, e lo facevamo proprio per cercare di distogliere determinate persone che arrivano che sono veramente distrutte. Qui abbiamo gente che veramente non riesce più ad alzarsi dal letto, oppure ha ustioni su tutto il corpo, bruciature. Infatti, addirittura, perché alcuni tipi di frequenze vengono aumentate su alcune parti del corpo e creano una sorta di bruciatura, come se te stai davanti al sole, se ti stai prendendo il sole oppure stai davanti a una lampada, possono risimulare la modulazione di frequenza e creare questi arrossamenti sul viso, queste screpolature, la pelle diventa secca in alcune parti del corpo.
Mi scusi, mi sta chiamando mia madre. Ah, va bene, va bene. La vuoi continuare dopo o la vuoi finire qui? La vogliamo finire qua e poi verrò all'incontro. Allora, puoi dare solo un consiglio alle vittime che ascolteranno la tua intervista? Sì, vorrei dire loro di assolutamente non credere che questo possa essere frutto del loro pensiero, ma questa è una cosa reale e questa è un... Bisogna parlarne, bisogna far sì che sia divulgato il fatto che ci vengano fatte queste cose, è una violazione della privacy, è una violazione della nostra vita. Io invito le vittime a parlarne e a combattere e a lottare per ritornare in sé. Ok, io ti ringrazio tantissimo per la tua intervista e testimonianza. Ci sentiremo presto. Qualunque cosa, ricordati del mio nuovo account di Facebook, Emiliano Babilonia Italia. È stato creato questo account per dare l'amicizia a tutte le persone che vogliono praticamente scrivermi e che mi vogliono mandare dei messaggi anche in privato tramite Messenger. Quindi io saluto a tutte le persone, vi voglio ricordare la mia email, vittime del controllo neurale @gmail.com, oppure se mi volete scrivere su Facebook, Emiliano Babilonia Italia. Un saluto a tutti, amici.